Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. Il Comune di Jesolo emanerà nelle prossime ore l'ordinanza che regolamenta anche per quest'anno i flussi di persone in entrata e uscita dall'Arenile. Come nel 2023, il provvedimento riguarda i 5 accessi al mare compresi tra il 29esimo di via Bafile e quello di via Alfredo Oriani, includendo le strade private. Tali accessi al mare saranno presidiati da addetti alla sicurezza e potranno essere utilizzati solamente in direzione di uscita dall'Arenile. L'ordinanza entrerà in vigore sabato 18 maggio e sarà valida per tutti i fine settimana, dalle ore 22 del sabato fino alle 4 del mattino della domenica fino al 31 agosto. E le bandiere blu 2024 sono state assegnate dalla Foundation for Environmental Education, FEE, ai comuni rivieraschi, agli approdi turistici e annunciate questa mattina la presenza dei sindaci nel corso della cerimonia di premiazione svoltasi a Roma presso la sede del CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, per la 38esima edizione. Sono riconfermate le 9 bandiere blu del Veneto. E passiamo al meteo. La Protezione Civile del Comune di Venezia, sulla base dei dati del Servizio Meteorologico del Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, ha diramato un'allerta maltempo a partire da domani per tutta la giornata di giovedì 16 maggio per possibili rovesci e temporali sparsi, anche associati a fenomeni intensi. Cambiamo argomento. Anche quest'anno torna l'evento dell'Assessorato alla Cultura di Dolo, nato in collaborazione con il gruppo Astrofili Salese. Un pomeriggio alla scoperta dei pianeti con giochi di fisica e telescopi, osservazione guidata degli astri, postazioni con Terra, Luna, Sole gonfiabili, planetario virtuale e tanto altro. Fino a sera sarà possibile, infatti, con il naso all'insù, studiare le stelle. L'evento a partecipazione libera e gratuita quest'anno sarà arricchito da Ricciolo di Luna, spettacolo circense per bambini del Teatro Viaggiante, alle 17 circa in zona Antica Conca, spettacolo organizzato in collaborazione con Arte Ven. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni, il legno su misura a casa tua.